La tossina botulinica sta avendo grandi sviluppi, eh, soprattutto in campo dermatologico e eh, in principale modo eh, influenza quelli che sono gli eventi eh, eh, chiaramente avversi, pa eh, patologici, sulla circolazione sanguigna, sia sulla microcircolazione che sulla macrocircolazione. Quindi si sta Tentando di utilizzare la tossina buturinica proprio in patologie che vedono appunto, la circolazione del sangue eh, come dire, eh, eh, alterata. E sto pensando per esempio al, al rossore del volto, al rossore del, del, dello scollo che è presente in quasi il 100% dei casi, per esempio nella, nel cosiddetto flushing da menopausa o per esempio nel volto, nella rosacea, in una patologia dermatologica molto, molto, eh, molto importante che affligge tantissime persone. Stanno diciamo, studiando eh, l'efficacia o la potenziale efficacia della tossina butulinica sulla Ricrescita dei capelli nella cosiddetta eh, calvizia comune, cioè il cosiddetto defluvio androgenetico. Ecco, si, si, si è visto che proprio agendo sulla circolazione i capelli possano ricrescere. Eh, ci sono degli studi molto come dire, promettenti che ci dicono che quasi il 75% dei pazienti che sono stati sottoposti a questo, in questo studio hanno una ricrescita dei capelli paragonabile addirittura all'utilizzazione di un farmaco, eh, la finasteride, eh, nei, nei primi mesi di trattamento. Trattamento. Capite bene quale importanza possa avere eh, questo, diciamo, questa utilizzazione della tossina botulinica proprio per queste persone.